però credo che dei capi saldi rimangano. Ecco, noi vogliamo difendere gli italiani, vogliamo difendere i diritti delle persone, anche i diritti sociali delle persone che la sinistra ha dimenticato. E al di là delle ideologie, quindi in un dibattito che secondo me deve essere il più post-ideologico possibile, noi dobbiamo mettere al centro questi bisogni, i bisogni sociali, il bisogno del lavoro, il bisogno delle imprese di avere meno burocrazia. E quindi chiamateci sovranisti, chiamateci come Ma questo, volete, però credo voi, che questo noi non cerchiamo siamo di tradurre noi. questi bisogni. No, dico, il sovranismo, come dire, è uno delle vostre, Cerchiamo. non decidiamo, non è che decidiamo noi, voi orgogliosamente dite siamo sovranisti, poi magari il mondo è cambiato e quindi lei mi dice Ma questa la non è Costituzione più. italiana è sovranista. La Sì, la Costituzione italiana è sovranità appartiene sovranista, al la popolo che la sovranità appartiene esercita al nelle popolo, mode, nei modi previsti dalla Costituzione, però certo, sì, nelle forme, nei modi il previsti dalla popolo è Costituzione, quindi sovrano. noi, seguendo la Costituzione, sì, rivendichiamo di essere sovranisti così come lo è la nostra Costituzione. Allora, per capire